Vediamo come creare una mappa mentale o una mappa concettuale con Algor Maps. Una volta che abbiamo digitato Algor Maps sulla barra di ricerca Google, questo è il primo risultato che ci comparirà, Algor Education, quindi ci clicchiamo sopra. Questa è la home page di Algor. Se non abbiamo ancora un account, per registrarci sarà sufficiente cliccare qua in alto a destra sul tasto Registrati e potremo creare il nostro nuovo account anche utilizzando Google o Facebook. Io ho già un account, quindi clicco su Accedi ora. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la nostra pagina di lavoro. Come vedete, ci sono già delle cartelle predisposte all'interno delle quali salveremo le nostre mappe. Le cartelle sono divise per argomenti: geografia, scienze, letteratura, storia, lingue straniere. Ma possiamo anche creare cartelle dedicate ad altri argomenti semplicemente cliccando su questo tasto più qui a destra sull'icona della cartella e quindi assegnare un nome alla nostra nuova cartella. Per creare la nuova mappa basterà cliccare su questo segno più qua in alto. Vediamo quindi come creare le nostre mappe. Come vedete abbiamo già un layout pronto per la nostra mappa. Si tratta di un layout che ovviamente possiamo facilmente modificare e vedremo come. Come prima cosa però andiamo a inserire il titolo alla nostra mappa. Immaginiamo per esempio di voler realizzare una mappa di geografia dedicata alla Valle d'Aosta. Quindi io clicco qua sul titolo e inserisco il mio titolo. La Valle d'Aosta. Algor Maps supporta la creazione delle mappe con l'utilizzo di intelligenza artificiale. Allora, un'opzione molto interessante che voglio subito mostrarvi è quella relativa ai video. Infatti, una volta che noi digitiamo il titolo della nostra mappa, se poi andiamo a cliccare qua in alto sull'icona del video, verremo rimandati a un video YouTube dedicato proprio all'argomento che abbiamo già scelto. Tutto questo avviene in automatico grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Facciamo una prova. Come vedete, siamo stati rimandati a un video dedicato alla Valle d'Aosta e un video di Hub Scuola. Torniamo però adesso alla nostra mappa. Per continuare a modificare la nostra mappa, dobbiamo cliccare qua in basso a sinistra sul tasto Crea. A questo punto abbiamo due possibilità: quella di creare automaticamente la nostra mappa, quindi tramite l'intelligenza artificiale, da un file o da un testo che possiamo inserire noi manualmente, Algor Maps andrà a generare una mappa che poi però dovremo modificare. Questa funzionalità però è una funzionalità sperimentale, quindi per il momento andremo a creare la nostra mappa manualmente, ma sempre partendo da un documento, quindi clicchiamo qua su Documento. Possiamo caricare un nuovo documento. In questo caso io ho già dei documenti che avevo precedentemente caricato, quindi vado a cliccare proprio sul documento relativo alla Valle d'Aosta. Una volta che apro il mio PDF, come vedete qua in alto ho una serie di strumenti molto utili, come per esempio la possibilità di aggiungere un commento di testo, aggiungere una nota, evidenziare una parte del testo, inserire dei disegni e poi eventualmente cancellare le mie modifiche. Posso anche all'interno del documento trovare delle determinate parole o sezioni tramite il tasto ricerca, quindi degli strumenti sicuramente utili anche dal punto di vista compensativo. Ma andiamo a vedere come utilizzare il documento per creare la nostra mappa. Mi basterà sottolineare il testo che io voglio inserire per poi facilmente creare un nuovo nodo nella mia mappa. Per esempio, la prima parte della mappa sarà relativa al territorio della Valle d'Aosta. Allora, io vado già a predisporre una sezione per dedicarla al territorio, quindi ci clicco sopra e scrivo territorio. Vado poi a cercare qui nel testo i dati relativi al territorio. Li evidenzio. Una volta che li ho evidenziati, comparirà qua un segno più. Io clicco su questo segno più per inserire il nuovo testo nella mappa. Il testo è stato inserito, però come vedete non è proprio dove volevo io, perché io voglio inserirlo qua, creare una relazione quindi con il territorio.
Vi basterà andare a cliccare sopra il testo appena inserito e trascinarlo nella posizione desiderata. Come vedete, quindi è molto semplice predisporre le mappe con Algol Maps. Se ci sono, per esempio, dei nodi in più, mi basterà cliccarci sopra e cliccare qua sull'icona del cestino per eliminarli. Vediamo però quali funzionalità ci offre ancora Algol Maps. Allora, se io per esempio clicco sul testo appena inserito, come vedete posso facilmente modificare stile, caratteri e colore, posso inserire delle immagini, ma una funzionalità molto interessante sta nella possibilità di utilizzare il sintetizzatore vocale. Se infatti vado a cliccare qua sull'icona del lettore, avrò la possibilità di ascoltare il testo appena inserito. E questa è sicuramente un'opzione molto interessante per bambini che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, o magari anche per tutti quei ragazzi che vogliono semplicemente riascoltare la mappa per un ripasso veloce senza bisogno di doverla rileggere, che sia una mappa fatta da loro o una mappa predisposta dall'insegnante. Abbiamo poi ancora altre funzionalità. Abbiamo ovviamente la possibilità di vedere la mappa a schermo intero. Abbiamo poi ancora la possibilità di realizzare uno zoom avanti e indietro. Abbiamo poi la possibilità di cambiare il layout della nostra mappa. Se infatti clicco qua sull'icona del layout, posso scegliere per esempio di predisporre la mia mappa a stella. Opzione questa molto utile se si tratta di una mappa mentale. Posso poi ancora annullare quanto fatto o tornare eventualmente indietro. E poi posso ovviamente utilizzare anche la funzione di trascinamento. Se infatti clicco qua sull'icona, clicco poi sulla manina, posso facilmente trascinare la mia mappa per mostrarla come meglio desidero. Bene, una volta che abbiamo finito la nostra mappa, possiamo ovviamente salvarla. Cliccando qua sull'icona per il salvataggio daremo un nome alla nostra mappa, in questo caso la Valle d'Aosta, e l'andremo poi a inserire nella cartella desiderata. Cliccando qua su materie, infatti si apre un menu a tendina con le cartelle già predisposte o le eventuali nuove cartelle che abbiamo creato. In questo caso la salvo nella cartella dedicata a geografia. Posso poi stampare la mia mappa e posso facilmente condividerla. Cliccando qua sul tasto condividi posso sia inviarla via mail oppure copiare e incollare un link per poterla facilmente condividere sul web.